Era andato via per 5 minuti prima? Non lo so, non l'ho visto l'orario. Non vi preoccupate che ci sono i vigili del fuoco. Ma lei come l'ha saputo quello che stava accadendo purtroppo? No. Mio fratello mi ha telefonato, non c'ero io a casa. Non c'era io. Non c'era a casa. Non voglio parlare. Io alle 8:30 mi sono io, perciò io una... E lei si è accorta delle fiamme? Io mi chiamata mia, che io Inja era a cano, terzo piano, piano sotto dritta. Io chiamai e ci disse non è bene di Catania, ma la cosa lesta, dice che è caduto cosa carparo. Come si può così morire gridando aiuto? Come si può? Ma voi siete anche intervenuti? Voi? Io sono intervenuto dopo, perché già i pompieri erano là dentro, ma come posso fare io a entrare là dentro con il fuoco, tutto che brucia mai tutto? La signora è morta bruciata, è mia zia. Era da sola a casa? Da sola si è trovata in quel momento, non ci siamo trovati noi che ci siamo andati a lavorare. È intollerabile quello che è successo oggi, è intollerabile. Questi è quelli che siamo noi, perché noi soffriamo e noi paghiamo lo Stato. E noi moriamo dalla fame e di tutto, che guai gordo che avemmo. Che guai, andiamo a travagliare la mattina, è sceso i cristiani, se non vanno a travagliare, andiamo a morire. Chi c'è stato? Grazie Stato, grazie. Le ho chiamate alle 8:49, ma vengono, che lo sai, dopo c'è quarto d'ora, cioè è vergognoso. E poi a scala, se ci ingeppa a scala, se ci ingeppa a pomba, e a venire la morro bruciata, mi sa così. È vergognoso ancora che si cosa succede ora. C'è Avril la misa così e ha tentato di buttarsi e non ce la faceva. Basta! Soffriva di niente, stava un po' male. Giustamente è successo che è preso fuoco alla casa e non ho potuto chiedere aiuto. Come si può che non funziona la scala? Ora questi signori che lavorano, dei pompieri, giustamente dice se non funziona la scala come facciamo noi a prenderla subito? È morta gridando aiuto, aiuto!